L'Associazione Libera, nella ricorrenza del 26° anniversario dell'omicidio di Giuseppe Borsellino per mano mafiosa, ha promosso l'incontro Costruiamo Memoria, Generiamo Impegno, che si terrà lunedì 17 dicembre alle ore 11 presso la Sala Polivalente in piazza Vittorio Emanuele a Lucca Sicula. Interverranno Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, Salvatore Vella, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, e il giornalista Alan Scifo. Lunedì ricorderemo il 26° anno dell'omicidio di mio padre, è avvenuto a Lucca il pomeriggio del 17, e con Libera ricorderemo questo momento che da quel giorno la nostra vita è cambiata, mia, di mio fratello, di mia mamma, è cambiato tutto. E quindi noi con quelle persone oneste di Libera, scusami, di Lucca Sicula, che sicuramente saranno presenti, avremo questo momento di ricordo, un momento che in questo momento è ancora più sofferto. Noi da 26 anni lottiamo contro una burocrazia che si accanisce contro la mia famiglia, non si riesce a capire bene il perché. Ogni qualvolta cerchiamo di cercare o di trovare la verità, c'è sempre qualcosa, un ostacolo. Quindi la nostra battaglia non è mai finita, è un continuo lavorio per noi familiari di sofferenza continua. Noi di una cosa siamo certi, e anche le persone. Io mercoledì sono stata a Lucca e la cosa che mi ha riempito di gioia e felicità, ero con la responsabile provinciale di Libera, tutta la gente onesta di Lucca che si avvicinava e diceva: noi ricordiamo sempre Peppe Borsellino perché era una persona buona, onesta e un lavoratore. Quindi al di là di quello che la prefettura vuole intendere, perché noi non abbiamo niente di ufficiale, per noi mio padre era ed è, perché è sempre accanto a noi una persona onesta, un grande lavoratore. E ti dico, la cosa più bella è il ricordo dei paesani, che riaffiora, che lo ricordano. Questo, noi pensavamo che mio padre fosse stato dimenticato, non è vero. Io in questi giorni, andando a Lucca per organizzare questo ricordo, lo voglio chiamare ricordo perché non è una manifestazione, abbiamo avuto tanti attestati veramente di affetto che pensavamo che non ci fosse, ci siamo ricreduti. Quindi lunedì Don Ciotti sarà accanto a noi, avremo l'amico di sempre Salvatore Vella, avremo Adara Scifo che in quest'ultimo periodo si è molto avvicinato a noi come famiglia Libera. Quindi per me è un momento di ricordo, ricordo di una persona onesta e di un grande lavoratore che ha perduto la vita per il grande amore verso il figlio, verso mio fratello Paolo.